Competenze in rete, nuovo incontro dell'Informa Giovani Multitasking del Comune di Bologna. Michelangelo Coltelli, ideatore del blog Butac, Bufale un tanto al chilo, e David Puente, admin del sito bufale.net, hanno presentato il secondo incontro sulle bufale digitali, l'importanza delle fonti autorevoli e di una corretta informazione, e su cosa vuol dire contrastare la disinformazione online. Sono David Puente, sono uno dei gestori del sito bufale.net, un sito che si occupa di, diciamo in parole povere, sbufalare le falsità che circolano online. Quindi parliamo sia delle note bufale, degli articoli che disinformano gli utenti, e parliamo anche di truffe, parliamo anche di guide utili che servono agli utenti per poter navigare in sicurezza online. Io sono Michelangelo Coltelli, admin e fondatore di Bufale un tanto al chilo, www.butac.it. Oggi qua in sala Tassinari ci occupiamo di bufale digitali, di quella che è la mancata verifica delle fonti. Cerchiamo di spiegarvi come circolano le bufale e come è possibile riuscire a verificare le fonti nella maniera più corretta. Faremo qualche esempio di qualche bufala, di qualche burla che è stata largamente diffusa online, e vi spiegheremo in qualche maniera come difendersi da queste burle, e soprattutto anche parleremo dell'effetto che possono creare nella società e quindi portare all'attenzione degli utenti che internet è uno strumento meraviglioso, ma dal quale bisogna purtroppo anche tutelarsi. Internet oggi ci fornisce tutti gli strumenti necessari a farlo, l'importante è imparare a usarli.